Ciao, benvenuti. In questa piccola pratica di yoga ci dedichiamo a sciogliere delle tensioni a livello digestivo, quindi vediamo delle asana molto utili per il nostro apparato e nello stesso tempo sono benefiche per allentare i disturbi nervosi e calmare lo spirito. Per questa pratica ci servono, come sempre, i nostri blocchi. Se ne abbiamo uno o due, li portiamo vicino al nostro tappetino, un cuscino o più cuscini. Vanno bene anche così bassi o ne prendiamo uno un po' più alto. Se li abbiamo così bassi ne prendiamo anche di più. Possono servirci entrambi per sostenerci nella nostra posizione apice. Vediamo Natta Bahu Gardasana, che è questa posizione con il dorso delle mani a terra, è una posizione fetale molto importante, soprattutto per sciogliere anche un po' la nostra bassa schiena, quindi alleviare sciatica e lombalgia. Iniziamo. Spostiamo tutto con il nostro tappetino, ci andiamo a sdraiare in Shavasana. Quindi ci andiamo a stendere, occupiamo tutto il tappeto, stendiamo le nostre gambe e appoggiamo gli avambracci, scendiamo giù per stendere la schiena. Portiamo i palmi verso l'alto, chiudiamo gli occhi e respiro. Ci rilassiamo un attimo. Sempre portare calma e pace al nostro corpo, alla nostra mente. Se ci sentiamo faticati, se sentiamo il respiro un po' affannato, controlliamo sempre con il naso il ritmo del respiro. Calmarlo, di non forzarlo, di non tirare l'addome, di non allargarlo al massimo. Respiriamo sempre in maniera naturale per rilassarci. Tenerle chiuse e sentire che i denti rilasciano un po' di tensione. Lasciamo cadere il corpo, non c'è tensione nelle spalle, nella schiena, nelle nostre mani e nei nostri piedi. Sempre con gli occhi chiusi e iniziamo a stendere meglio le gambe, appoggiare bene i talloni a terra e iniziare a muovere. Muoviamo il piede destro, quindi facciamo una rotazione partendo da sinistra a destra, proprio girando come per disegnare un cerchio il nostro piede destro. E lo facciamo da sinistra anche, dall'altro verso. Il destro. Possiamo muovere tutta la gamba nella rotazione. Passiamo alla sinistra in senso orario. Prima apriamo bene anche le dita dei nostri piedi, cerchiamo di essere proprio a contatto con il nostro corpo che sentiamo muoversi. Le dita si aprono nella rotazione, si piegano e nel senso opposto. Muoviamo tutta la nostra gamba, sentiamo anche che il polpaccio non tocca sempre il nostro tappeto, ma nella rotazione magari si solleva un po'. Ok, lo facciamo con entrambi i piedi, da un lato
stesso verso, continuiamo a respirare e dall'altro. Siamo a contatto con il corpo, non ce ne dimentichiamo mai. Ok, sempre con gli occhi chiusi portiamo il piede sinistro e il piede destro sul tappetino. Risistemiamo bene la schiena se abbiamo bisogno di sollevare un po' il nostro coccige e riappoggiarlo. Sempre con gli occhi chiusi. Rimaniamo sempre con le braccia e il busto come eravamo prima. Stacchiamo solo i piedi dal nostro tappetino. Un po' alla volta solleviamo le gambe, immaginiamo di pedalare, stendiamo la gamba destra e quella sinistra, proprio alternato. Stendo e piego, stendo e piego. Manteniamo il coccige a terra, non facciamo pressione o fatica con gli addominali. Movimenti lenti. Vogliamo sciogliere un attimo le ginocchia. Continuiamo sempre a respirare, non andiamo in apnea. Ok, ritorniamo con le gambe piegate verso il petto, i piedi sollevati. Un po' alla volta riappoggiamo i piedi e riapriamo gli occhi. Ok, ci spostiamo sul fianco destro del nostro corpo. Ci portiamo su, piano piano, ci sediamo. Qui andiamo ad appoggiare le ginocchia e ci andiamo a sedere sulle nostre gambe. Sempre se abbiamo fatica possiamo metterci un cuscino e sederci sopra, o aprire i piedi e sederci meglio, o se anche con un cuscino abbiamo molta fatica perché ci fanno male le ginocchia, ci mettiamo un sacco di altezze sotto, quindi anche i blocchi o altri cuscini. Se proprio non riusciamo a stare, va bene anche se siamo con i gluteni a terra, le gambe piegate o distese in avanti. Portiamo un attimo i palmi sopra le nostre gambe, quindi in qualsiasi posizione, anche se siamo con le ginocchia piegate come prima. Ruotiamo un attimo le spalle indietro, stendiamo la nostra schiena e chiudiamo un attimo gli occhi. Respiriamo. Ancora inspiro. Respiro, sento tutto il corpo, ancora una, e riapriamo i nostri occhi. Bene, riscendiamo le mani, le portiamo sulle nostre gambe. Qui togliamo i nostri blocchi, ci prepariamo per fare una camminata sul nostro tappetino, ci portiamo alla fine del tappeto. Ci andiamo come prima a sederci, questa volta puntiamo i nostri piedi, ginocchia ben puntate. Appoggiamo il piede destro in avanti, il nostro gluteo sinistro è sul nostro tallone sinistro, cerchiamo di mantenerci dritti con la nostra schiena. Ci aiutiamo con la mano destra e anche la mano sinistra, se vogliamo, sul nostro ginocchio destro. Abbiamo di fronte a noi, inspiro. Mi tiro in avanti, faccio un passo col piede sinistro, appoggio il ginocchio destro. Immaginiamo proprio di essere delle anatre, perché questa è proprio la camminata dell'anatra. Quindi ci appoggiamo sulla sinistra, inspiro, mi spingo in avanti col ginocchio sinistro per staccare il destro. Faccio un passo, posso sempre aiutarmi con le mani, a portarle su entrambe le mie gambe e appoggiamo il ginocchio sinistro. Ok, e poi ci rigiriamo. Quindi se siamo arrivati alla fine del nostro tappetino, ritorniamo, vogliamo fare un paio di passi in questa maniera. Se abbiamo fatica proprio a trovare l'equilibrio, abbiamo i blocchi vicino a noi, le mani possono andare sui blocchi o va bene anche se magari abbiamo il cuscino a casa, quindi lo mettiamo in questa versione per sostenerci, o va bene anche se le nostre mani arrivano a terra e la nostra schiena non è proprio dritta, ma non è neanche curvata verso terra. Quindi accomodiamoci nella posizione, ognuno così come riesce. Quindi abbiamo il ginocchio sinistro puntato, piede destro in avanti, ginocchio destro sollevato. Inspiro, ci spingiamo in avanti. Passo col piede sinistro, appoggio il ginocchio destro. Ancora, inspiro, cammino, faccio un passo in avanti, col piede destro appoggio il ginocchio sinistro. Io mi rigiro perché il mio tappetino è finito
E andiamo, facciamo un'ultima volta, ancora, inspiro, vado in avanti, appoggio il piede destro, ginocchio sinistro a terra, inspiro, in avanti, ginocchio destro a terra, piede sinistro bene in appoggio, ritorniamo, ancora, mano sul ginocchio destro, inspiro, mi spingo in avanti, passo col piede sinistro, cerchiamo di controllare sempre tutto il corpo e appoggiamoci col ginocchio destro a terra, non vogliamo cadere nelle posizioni, ancora inspiro, mi tiro in avanti, passo con il mio piede destro, appoggio il ginocchio sinistro, ok, qui ci risistemiamo, sciogliamo il dorso dei piedi, stendiamo le braccia e la fronte verso terra, respiriamo un attimo, liberiamo la testa, la nostra schiena e i nostri piedi, il dorso dei piedi si rilassa, anche le nostre dita che le abbiamo utilizzate un po'. E di nuovo guardiamo in avanti verso le nostre mani, ci stendiamo bene, puntiamo bene le mani, puntiamo bene i piedi per il nostro primo cane, faccia in giù e ci stacchiamo con le ginocchia. Guardiamo indietro, respiriamo, stendo bene la mia schiena, guardo bene in avanti, inspiro, pieghiamo le ginocchia, facciamo un passo col piede destro, un passo col piede sinistro o sempre più passi, mani sotto le ginocchia, inspiriamo, stendo bene la schiena, guardo di fronte a me, apriamo bene la gola, se abbiamo fatica al collo guardiamo verso terra, verso i nostri piedi, espiriamo, scendiamo giù, lasciamo cadere la testa, pieghiamo le ginocchia, ci srotoliamo, inspiro, spingo il mento sempre verso il petto, alla fine si solleva, ci distendiamo bene, inspiriamo, apriamo la schiena con controllo e scendiamo giù, ok, qui facciamo una posizione con tutto il nostro corpo e ci aiutiamo con le nostre ginocchia, se sappiamo di avere le ginocchia un po' deboli, prendiamo già subito il nostro cuscino e lo portiamo sul nostro tappetino, va bene in qualsiasi parte del nostro tappeto, andiamo a mettere qui le mani, le nostre dita delle mani intrecciate dietro la nostra nuca, proprio l'attaccatura dei nostri capelli con il nostro collo e apriamo bene i gomiti lateralmente, quindi all'esterno, ci posizioniamo di fronte al nostro cuscino, quindi dietro al nostro cuscino. Inspiro, stendo bene la mia schiena, guardo verso l'alto, apro bene il cuore ed espiro qui, piedi uniti, ancora inspiro, espiriamo, uniamo bene le ginocchia, iniziamo con controllo a piegare le ginocchia in avanti, la schiena va un pochino indietro, ma non troppo, guardiamo verso l'alto, rimango, inspiro, espiro, vogliamo scendere con le ginocchia sul nostro cuscino, se sentiamo di non riuscirlo a fare, va bene sciogliere le mani e accompagnare le mani sul nostro cuscino, appoggiarci con le ginocchia sul cuscino, altrimenti possiamo provare con controllo a sentire se riusciamo, quindi piano piano le ginocchia si piegano fino a che ci accompagniamo al cuscino, qui ci stendiamo indietro, inspiro, guardo leggermente verso l'alto se ho fatica oppure sempre di fronte al mio sguardo, stendo bene, inspiro, espiriamo, sciogliamo il dorso dei piedi e ci sediamo sulle nostre gambe, andiamo verso destra, ci incliniamo con le nostre braccia verso destra, inspiriamo, scendiamo verso destra, le nostre gambe scivolano verso sinistra, quindi accompagniamo il gluteo sinistro a terra, respiro, guardo verso l'alto, verso il mio gomito sinistro, inspiriamo, espiriamo qui, ancora inspiro, riportiamoci al centro, ci tiriamo su, quindi i nostri glutei ritornano al centro, lo facciamo dall'altro lato, quindi inspiro, mi inclino verso sinistra con il mio busto, cado verso destra con le mie gambe, il mio gluteo destro si appoggia a terra, guardo verso l'alto, verso il mio gomito destro, respiro ed espiro, ancora inspiro,
e ci tiriamo su con un piccolo sforzo dei nostri addominali, ci riportiamo bene al centro. Qui ripuntiamo i nostri piedi, quindi ci solleviamo, inspiriamo, piedi ben puntati, come prima, ci stendiamo, guardo verso l'alto, inspiro ed espiro, ritorno dritta con la mia schiena. Possiamo, come all'inizio, sollevarci con entrambe le nostre ginocchia, o se abbiamo fatica ci aiutiamo con le mani o con i blocchi, quindi a staccare le ginocchia da terra e riportarci in piedi. Se vogliamo provare a farlo proprio con la forza delle nostre gambe e dei nostri addominali, quindi inspiriamo, ci stacchiamo con le ginocchia e ci tiriamo su, stendiamo come prima indietro la nostra schiena e sciogliamo le braccia, ci riportiamo al centro del nostro corpo. Ok, questa volta la facciamo uguale, ma portiamo le mani in una diversa posizione. Andiamo a mettere le mani sui gomiti e lo faccio vedere da qui e le portiamo sopra la nostra testa. Ok, quindi teniamo questa proprio questa unione, questa incorniciatura del nostro viso per tutto il nostro ciclo di asana che abbiamo appena visto. Quindi riportiamo sempre il cuscino dove di fronte a noi, se abbiamo sentito che le nostre ginocchia erano un po' troppo sensibili, ne mettiamo un altro, oppure lo possiamo togliere se non ci serviva, e ci riportiamo di nuovo in piedi dietro al nostro cuscino. Portiamo come prima, quindi mani ai nostri gomiti, andiamo a metterle oltre la nostra testa, inspiro, stendo bene la schiena, vado indietro, e espiriamo, uniamo sempre i piedi alle nostre ginocchia, iniziamo a piegare le ginocchia, guardo verso l'alto, inspiro, come prima possiamo sciogliere le mani per appoggiare le ginocchia a terra o scendere con le ginocchia sul nostro cuscino. Andiamo, stendo la schiena, apro bene indietro verso l'alto, espiro, ci riportiamo bene seduti, sciogliamo il dorso dei nostri piedi, come prima non sciogliamo le nostre mani. Inspiro, scivolo, mi inclino con il mio busto verso destra e scivolo con il gluteo sinistro verso sinistra, guardo verso l'alto, verso il gomito sinistro, inspiro, spingo dolcemente il mio busto verso terra, espiro, ritorniamo al centro, ancora inspiro, mi stendo bene con le braccia e la schiena, incliniamo il busto a sinistra, cadiamo verso destra, dolcemente con controllo, con i nostri glutei, guardiamo verso l'alto, inspiro, espiro, ci tiriamo su. Ancora, inspiro, mi stendo, stacco i miei glutei dalle mie gambe, puntiamo bene i piedi, allunghiamo bene la schiena, inspiro, espiro, ritorno al centro con la schiena dritta. Come prima, se riusciamo, ci stacchiamo con le nostre ginocchia e tenendo le mani sempre agganciate e ci tiriamo su con forza nelle nostre gambe, apriamo bene il cuore, andiamo indietro con le braccia e sciogliamo l'intreccio delle nostre mani, puntiamo bene le nostre spalle, qui andiamo su con le nostre braccia, inspiriamo, solleviamo bene le braccia, stendo bene, espiro, scendiamo, ancora inspiro, vado verso l'alto, espiro. Ok, torniamo qui nel nostro cuscino, ci spostiamo, pieghiamo le nostre ginocchia e piano piano portiamo le mani a terra per il nostro cane faccia in giù, ci riportiamo a trovare la nostra posizione di base e guardiamo indietro, spingiamo bene i piedi, pieghiamo un ginocchio e l'altro, cerchiamo di accompagnarci nella posizione come se stessimo sempre camminando, possiamo ruotare la testa per dire sì e no, guardare in avanti, indietro, muovere anche un po' il bacino sempre con controllo, senza andare di corsa, e ci riportiamo indietro per il cane, guardiamo l'ombelico, stendiamo bene le nostre braccia e appoggiamo le ginocchia insieme a terra, ispirando. Ben puntati i nostri piedi, stendiamo le braccia oltre la nostra testa, spingiamo dolcemente il mento verso terra, i nostri glutei rimangono verso l'alto, sempre se non arriviamo con il mento a terra,
ci mettiamo un cuscino, o se non abbiamo il blocco, o anche il blocco, se è troppo la distanza che sentiamo dal tappeto, o va bene un blocco, qualsiasi cosa. E spingiamo dolcemente verso terra la nostra schiena per allungarla. Respiriamo. Guardiamo in avanti con lo sguardo. E ci risolleviamo piano piano, riportiamo le mani verso il nostro corpo, sotto le nostre spalle. Di nuovo, cane a faccia in giù, puntiamo bene i piedi, spostiamo le mani un po' più avanti rispetto alla testa, stendo bene la schiena, stendo bene le gambe, pieghiamo le ginocchia, guardiamo in avanti, facciamo un passo col piede destro in avanti, lo portiamo tra le mani, stendo bene lo sguardo di fronte a me, stendiamo bene la schiena, vogliamo sempre sentire il prolungamento della nostra colonna in linea con il prolungamento della nostra gamba sinistra, in questo caso, che è ben dritta. Guardo di fronte a me e respiro. Riappoggiamo bene le mani sul tappetino, andiamo indietro con il nostro piede destro per la nostra panca, inspiriamo e cane faccia in giù indietro. Stendo bene la mia schiena, stendiamo bene le gambe, spingiamo i piedi verso terra. Pieghiamo insieme le ginocchia, facciamo lo stesso dall'altro lato, un passo col piede sinistro, lo portiamo bene tra le nostre mani, ci stendiamo, inspiro ed espiro, allungo bene la schiena, sempre con le mani, possiamo averle sui cuscini o sui nostri blocchi, possiamo sempre appoggiare il ginocchio destro a terra e proprio sentire che la schiena si sta allungando in avanti, che non è chiusa, che il nostro bacino non ha tensione, ma stiamo stendendo il corpo. E piano piano ristacchiamo il ginocchio, se l'abbiamo appoggiato il ginocchio destro, andiamo indietro per la nostra panca e appoggiamo insieme le ginocchia a terra. Qui uniamo le ginocchia e ci spostiamo sul lato sinistro del nostro corpo. Ci andiamo a sdraiare, quindi appoggiamo un piede sopra l'altro, le nostre gambe unite, stendiamo il nostro braccio sinistro a terra, ci sdraiamo, appoggiamo la mano destra sul nostro tappetino vicino al nostro petto, appoggiamo anche la testa sul nostro braccio. Ok, ci sentiamo bene in linea prima, respiriamo ed espiro. Qui vogliamo sollevare entrambe le nostre gambe verso l'alto. Inspiriamo e espiriamo, rimaniamo per tre respiri. Non irrigidiamo il corpo. Espiriamo. Ok, respiro un attimo, ci sistemiamo bene. Questa volta solleviamo le gambe e anche il nostro braccio sinistro. La nostra mano destra rimane a terra. Ancora inspiro. Andiamo su. Respiro. Anche la testa si solleva. Rimango. Ancora inspiro. Espiro, scendo. Appoggiamo la testa al nostro braccio. L'ultimo, facciamo tre respiri nella sala che stiamo per vedere. Questa volta stendiamo anche il nostro braccio destro come il nostro sinistro, quindi cerchiamo di tenere appoggiato solo il nostro fianco, sulla nostra anca sinistra e un po' la nostra parte bassa della schiena. Ok, inspiriamo, solleviamo le gambe, solleviamo le braccia, che la nostra testa, respiro, non cadiamo indietro, siamo forti nei nostri addominali. E scendiamo, ci riappoggiamo, lo facciamo dall'altro lato, quindi ci giriamo o ci spostiamo, andiamo ad appoggiare il lato destro del corpo a terra, tutta la nostra, nostro braccio rimane a terra, braccio destro, mano sinistra all'interno, vicino al petto, gambe unite, inspiriamo, solleviamo entrambe le nostre gambe, respiro, sento che la mia anca destra è ben a terra, ben attivata. Spingiamo le gambe verso l'alto, espiro, scendo, respiro qui, espiro, ancora,
inspiro, sollevo le gambe, sollevo il braccio destro, spingo bene la mano sinistra a terra, rimango, tre respiri e scendiamo, riposiamo la nostra testa, ci prepariamo per farlo, per fare questa sana meglio anche con il braccio sinistro. Uniamo sempre le nostre gambe, ancora inspiro, solleviamo le gambe, solleviamo il braccio destro e sinistro. Attiviamo gli addominali, inspiro ed espiro, ancora inspiro e espiro, ultimo, e espiriamo, ci sciogliamo, ci riportiamo con l'addome a terra, riportiamo tutto il corpo ben dritto, mani sotto le nostre spalle, fronte sul tappetino, guardiamo le spalle per un piccolo cobra, apro lo sguardo verso l'alto, spingo i gomiti verso terra, sentiamo il pube ben attaccato al nostro tappeto, non solleviamo le spalle ma sono ben verso terra, ben rilassate, apro bene la gola, in arco bene la schiena e cane a faccia in giù, ispirando, puntiamo bene i piedi, stacchiamo le ginocchia, stendiamo bene la schiena indietro, respiro, guardiamo indietro alle nostre, ai nostri piedi e di nuovo ci ripieghiamo con le nostre ginocchia a terra. Bene, qui andiamo a sollevarci con tutto il nostro corpo per fare delle respirazioni molto profonde, quindi puntiamo le nostre mani, puntiamo i nostri piedi, stacchiamo le ginocchia, rimaniamo un attimo prima come per formare una palla con il corpo, quindi lasciamo cadere la testa e stiamo con le ginocchia piegate, i talloni un po' sollevati e poi ci distendiamo con la nostra schiena, guardiamo di fronte a noi, spingiamo bene per stendere le nostre gambe e ci sbrotoliamo, mento al petto, andiamo su, stendo bene le mie gambe e le mie braccia. Bene, e facciamo la nostra posizione di rilassamento, quindi uniamo bene i nostri piedi, andiamo su, inspiro, stendo bene le braccia, vado verso l'alto, rimango con le mie braccia stese, guardo di fronte a me, attiviamo bene le dita delle nostre mani, respiro, rimango qui, chiudiamo gli occhi ed espiro, passiamo le spalle, inspiriamo e espiriamo, sciogliamo, riportiamole giù, ci portiamo sul fronte del nostro tappetino, se non ce l'avamo andiamo su, inspiriamo, ci stendiamo verso l'alto, uniamo i palmi, pieghiamo le ginocchia, espiro, scendiamo verso terra, inspiro, mani sotto le ginocchia, guardo di fronte a me, espiro, scendo, appoggiamo i palmi, un passo col piede destro e sinistro indietro, cane a faccia in giù, stendo bene la schiena, espiro, pieghiamo le nostre ginocchia a terra, le appoggiamo bene a terra. Qui ci avviciniamo con le mani alle nostre ginocchia, andiamo a fare la nostra posizione apice della lezione, andiamo a prendere i blocchi e i cuscini, li portiamo dietro il nostro corpo perché ci potrebbero servire e ci andiamo a sistemare, andiamo a puntare il piede destro, quindi appoggiamo bene tutto il nostro piede destro, facciamo lo stesso con l'altra, la nostra gamba sinistra, quindi appoggiamo il nostro piede sinistro a terra, le nostre gambe sono prima un po' stese, poi ci pieghiamo come per Malasana che abbiamo spesso visto, quindi sederci all'interno delle nostre gambe, è molto simile, quindi i cuscini se cadiamo indietro non ce la facciamo, o anche i blocchi, può servircene uno o più di uno, li dobbiamo mettere sotto i nostri glutei per accompagnarci in questa asana. Questa posizione è molto molto bella, ma bisogna lavorare un po' con il nostro equilibrio e siamo con tutto il busto all'interno delle gambe, quindi le braccia sono all'interno, portiamo il dorso delle nostre mani a contatto con il nostro tappetino o il nostro pavimento.
ovviamente se non arriva va bene dovunque arriva, e lasciamo cadere la testa, quindi siamo proprio seduti all'interno delle gambe e le braccia rimangono rilassate. Chiudiamo gli occhi e respiriamo per 6 cicli respiratori. Quindi inspiro ed espiro è un ciclo. Lo facciamo con calma. I nostri piedi toccano bene il tappetino, non si sollevano le dita, ma tengono ben attaccato il nostro corpo. Sentiamo la pressione dei piedi a terra. Rilassiamo bene le mani. La testa cade in avanti. Tutto il corpo è proprio all'interno, cioè non c'è pressione. Ok, apriamo gli occhi. Riportiamo le mani a contatto con il nostro tappeto. Se abbiamo i blocchi o il cuscino, i sostegni, ci appoggiamo ai nostri sostegni ancora di più e ci spingiamo un attimo in avanti, quindi ci diamo un attimo una spinta, appoggiamo bene le mani. Ovviamente se non ci riusciamo ci sediamo con i glutei sul nostro tappetino, quindi lateralmente, altrimenti ci diamo un attimo una spinta per appoggiare le ginocchia a terra, per appoggiarle sul tappetino. Qui andiamo a sciogliere il corpo, quindi sciogliamo il dorso dei piedi, ci andiamo a sedere e ci spostiamo su tutto il nostro tappetino. Andiamo ad ascoltare l'asana che abbiamo fatto in Shavasana, quindi ci andiamo a sdraiare con le nostre gambe, apriamo i nostri piedi, appoggiamo gli avambracci e sciogliamo la testa e la schiena a terra. Apriamo le braccia, palmi verso l'alto, chiudiamo gli occhi e respiriamo. Gonfia e che si sgonfia ancora ed espira. Muoviamo le dita delle mani, pieghiamo le nostre gambe, le nostre ginocchia, ci spostiamo sul lato destro del corpo,
la mano sinistra all'interno, rimaniamo un attimo, rimaniamo sul fianco e ci rispostiamo, risiedendoci, sempre con gli occhi chiusi, incrociamo più o meno le nostre gambe senza fatica e portiamo le mani sulle ginocchia. Uniamo le mani al cuore, rimaniamo un attimo qui. Ci connettiamo con noi stessi, con quello che sentiamo all'interno del corpo, all'interno del nostro cuore, con le emozioni, le sensazioni, le percezioni. Siamo attenti a sentire. Un po' alla volta. Respiriamo ancora profondamente. Ci ringraziamo. Namaste. Grazie. Spero che ti possa essere utile questa mini pratica e che tu possa aver sentito veramente il beneficio di queste asana a livello mentale, quindi il nostro sistema nervoso si dovrebbe sentire un po' più rigenerato, un po' più allentato e abbiamo un grande miglioramento nella nostra zona intestinale che riusciamo a sentire più libera. E l'intestino è molto importante per le emozioni che tratteniamo. Quindi è veramente un beneficio allentare tutte queste pressioni interne che anche inconsciamente noi facciamo a noi stessi. Grazie, alla prossima!